Ah, io spero vivamente che l'emulatore non crashi. Terminare il livello, cioè, vi supplico, chiedo venia a tutti coloro che sentiranno il mio commentary, però. Mi sono detto, è novembre. Reiniziamo Tomb Raider 3 in qualche modo. Parlando in una maniera spontanea, tranquilla, evitando appunto di fare figure di merda o versi grotteschi e animaleschi. La vedo un po' dura, ma ci provo. Bentornati. Come state? Tutto bene? Che ci fate sul mio canale? Non avete nient'altro da fare? Vabbè, vi auguro, insomma, un buon divertimento. Anche perché, ripeto, essendo solo a casa, che cazzo devo fare? Voglio dire, faccio qualcosa che, insomma, può essere utile agli altri. Come mi ha scritto un utente sul canale, Francis C, che appunto ha detto che la facevo sorridere con i miei video, e questo mi ha scaldato il cuore perché effettivamente mi sono reso utile per qualcuno che magari, non so, ha una brutta giornataccia, non sa cosa fare, quindi guarda un video gameplay e si rilassa un po'. Quindi passiamo un periodo insieme con questo terzo capitolo di Tomb Raider, visto che da quello che ho capito i primi due, insomma, li ho completati, ma siccome ho fatto delle cose brutte in passato, per brutte intendo appunto sempre, parliamo sempre del commentary, insomma, che è orribile. È come se non li avessi completati quel gioco, perché li ho devastati nell'animo proprio, in una maniera atroce, cioè il mio commentary è atroce. Adesso è un pelettino, ma giusto, 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 un pelettino migliorato, ma siamo ancora lontani da raggiungere tale traguardo, cioè traguardo della perfezione, ma la vedo dura. E quindi mi sono detto quasi quasi ricomincio e saluto appunto i miei amici, persone che sto conoscendo da poco, o insomma utenti che ancora si ricordano del mio nome e delle cazzate che ho fatto allora. Allora, Tomb Raider 3, terzo capitolo della saga di Tomb Raider, della core design, mio capitolo preferito. Amo la follia Tomb Raider 3, cioè praticamente me lo sono giocato in tutte le salse, versione americana, versione per PC, versione PS1 in giapponese, americano, italiano, tedesco, tranne lo spagnolo perché lo spagnolo non mi gusta, cioè non mi piace. E non riesco a trovare la ROM da scaricare, da comprare. Giungla, primo livello, bello, molto bello, c'ho dei bellissimi ricordi, devo essere sincero. Però prima di partire con la nostalgia, i good times e altre minchiate, vorrei salutare Ilaria, Loreta e Simon, i miei amici e nonché collaboratori della pagina di Tomb Raider Classic, cioè io amo questa pagina. Ed è un raduno, un raduno giornaliero dove appunto ci sentiamo e scambiamo delle idee. Io adesso non so se seguiranno il mio canale, non so se guarderanno i miei video, però ci tenevo a fare un saluto, ecco, ci tenevo a tenerli presenti nel video, ecco. E poi vorrei salutare i miei due amici, Solid Snake 11 e Infrid, nonché traduttori e collaboratori della pagina del progetto di Ace Combat 3 in italiano. La traduzione sta andando molto bene. Un po' rallenta, ma va tutto liscio come l'olio. E la qualità, ragazzi, è impressionante. Chiusa questa parentesi. Mi sono detto, perché non riprendere i gameplay, gameplay magari semplici, che puoi terminare nel giro di un mese? Cioè, veramente, un mese? No, magari 2, 3 mesi. Chissà se riuscirò a terminarlo entro Natale. E boh, cioè, divertiamoci, have fun. Spero che il WWF non mi blocchi il video, no? Cioè, ormai YouTube è così severa con i video che, insomma, sta bloccando di tutto. Sta bloccando le soundtrack, sta bloccando alcuni video gameplay, sta bloccando anche i contenuti un po' troppo espliciti, voglio dire, però. Poi ti fai una ricerchina su YouTube e ti trovi pure i porno, ma quindi non c'è molta coerenza. Allora, la trama di Tomb Raider 3 la vogliamo spiegare? Ci riusciamo? Nel giro di un minuto? O due? Vabbè, ci proviamo. Allora, un meteorite si schianta sul nostro pianeta. Questo
Questo meteorite era formato di un materiale assai speciale, unico nel suo genere. I polinesiani, gli abitanti appunto del nostro globo ai tempi, decisero di scolpirlo e di convertirlo in quattro artefatti: il pugnale Ora, l'elemento 115, l'occhio di Iside e l'artefatto in fata che appunto prenderemo nel territorio indiano. Stranamente però, questi artefatti, come ho già detto prima, sono particolari, danno il potere e stregono le menti umane. Infatti, prendiamo l'esempio della spedizione di Charles Darwin, no? Hanno deciso di esplorare questo posto, cioè l'Antartide, hanno ritrovato questi materiali e successivamente i membri del suo equipaggio e anche lui decisero, insomma, di uccidersi, ecco. Cominciarono ad esserci delle rivalità, ostilità, quindi le persone cambiavano nel maneggiare questi artefatti. La RX-Tech, che appunto è la compagnia che abbiamo visto all'inizio, col dottor Willard, ecco, sta cercando questi artefatti, appunto, ma non ne sappiamo il motivo. Archeologia? Qualche megalomane? Lo scopriremo più in là. Anzi, come dice la custodia del gioco, scusate, fammela prendere. Aspettati di tutto, rimarrai comunque sorpreso. Quindi sì, vedremo più in là come si svolge la storia. Cioè, io lo so, però cerchiamo di mantenere una certa suspense, se no il gioco non, veramente non, è già spoilerato sin dall'inizio. Mamma mia. Devo dire che sono contento di una cosa, che sto guarendo da una tonsillite. Stava durando almeno un mese. E quindi non ho più raucedine, o almeno è sopportabile la cosa. Quindi non mi sentirete parlare come se fossi un vecchio di 80 anni. Meno male, aggiungerei. Quindi ci provo. Cioè, ragazzi, cerco di fare quello che posso. Non sono tipo da gameplay, però sai. Sapete, anzi, scusate. Se riesco a rendere questo canale meno morto di prima, cioè, cerchiamo di fare qualcosa. Dunque, allora, diciamo che siamo quasi alla fine del livello. Scherzo, manca ancora parecchio. Eccola, hai visto? Lo sapevo. Ogni volta questo piccolo angolino è un problema nell'entrarci. Oh, allora, prendiamo le munizioni per l'MP5. Ah, mio Dio. E andiamo avanti. Allora, appunto, questo livello non è difficile, non è particolarmente difficile. Solo che possono subentrare delle piccole difficoltà. Difficoltà che portano pure alla morte se non salvate. Anche perché nella versione PlayStation 1 i cristalli di salvataggio sono limitati. A differenza di quella per PC e nella versione giapponese, che appunto è tutto illimitato, tutto semplice per i nipponici. Cioè, esiste il meme Level Asian, dove tutto è pazzesco, assurdo, improponibile, e poi non riescono a terminare Tomb Raider 3 con i salvataggi limitati. Pff, noob, anzi, newbie. Bah, io pensavo quasi quasi vorrei terminarlo senza usare un medipack. Io la vedo dura, è dura, dura, è difficile, impossibile. Anche perché sto gioco, ripeto, è difficile, però non troppo difficile. Se riesci a sfruttare meglio le tue risorse. Prendiamo i cristalli di salvataggio. Scendiamo e saltiamo qua. Anche perché, cioè, voglio dire, dopo che fai il primo e il secondo con una difficoltà normale, devi aumentarla la difficoltà, renderla più tosta. Certo, per un giocatore new entry non va bene perché, cioè, voglio dire, dirà: Madonna mia, che esperienza orribile che ho avuto con Tomb Raider, è troppo difficile. Effettivamente, chi vuole iniziare la saga di Tomb Raider dovrebbe iniziare dal primo. Secondo me è il miglior suggerimento che posso dare. Non iniziate con, che ne so, Legend Anniversary, perché è sbagliato. Però, ripeto, ognuno fa ciò che vuole, cioè.
Se non vuole mangiare la pasta col ketchup, chi vieta di farlo? Cioè, voglio dire. Prendiamo gli arpioni e i razzi. Anche se avrei preferito che avessero chiamato, che ne so, i razzi o razzo, ma è sbagliato anche qui, visto che è una scatola strapiena, insomma, di ste cose qua. Bengala, ecco, oppure non lo so. Bengala, non mi viene un altro termine al momento per razzo, ma vada per bengala. Allora, siamo usciti da qui, c'era un piccolo maso, insomma, voleva schiacciarci. Ovviamente qua tutto si triggera con Lara Croft, si triggerano gli animali, si triggerano le trappole, si triggera pure la vita, ecco. Vabbè, in qualche modo voi dovete morire, ecco, e noi dobbiamo evitare ciò, sennò game over, ecco. Vediamo questi aculei. Anzi, direi più queste trappole. Camminando lentamente. E adesso prendiamo il quinto segreto. Siamo al quinto, vero? Non ne ho dimenticato qualcuno. No, siamo al quinto segreto. Oh, soddisfazione. Queste si chiamano soddisfazione, signor. Fantastico. Dunque, prendiamo il bengala. O razzo. Porca troia, ma io poi vorrei capire perché hanno chiamato la Desert Eagle Aquila del deserto. Vi faceva schifo mantenere quel nome. Cioè, io capisco che la localizzazione ha bisogno di adattarsi a una certa lingua. Ma non sputtanate tutto, voglio dire. Non c'è bisogno di chiamare Aquila del deserto. Desert Eagle Aquila del deserto. Si chiama Desert Eagle. No? Vabbè, cose della vita, che ci vuoi fare? Infatti pensavo, quasi quasi vorrei fare una patch per tradurre questo testo, ma i testi sono tutti compressi, come cazzo li inserisco? Come cazzo li cambio? E poi ne vale la pena fare una patch solo per cambiare il titolo di un'arma? Ma dai, ma lasciamo perdere. Poi mamma mia come sono permaloso e come sono scontroso su questi errorucci. Parliamo poi del 1998, voglio dire. Il doppiaggio è buono, il gameplay è buono, l'adattamento è buono. Ci sta qualche piccolo errorino, altrimenti un gioco troppo perfetto non può esistere. E ora l'ultimo segreto, dove appunto sono schiattato mezz'ora fa nel tentativo di registrare questo gameplay. Allora io vorrei capire se c'era un medipack qui. No, non c'è nessun medipack. Io quasi quasi mi lascio andare. Olè. Ed è fatta. Ah. Bello, Tomare del 3, proprio ci sta. Ma mi serve solo il cappuccino e i miei biscotti preferiti, ovvero i biscotti integrali della Galbusera. Sì, sono deliziosi, ragazzi. Ve li consiglio col cappuccino. Il cappuccino magari con il dolcificante. Non usate lo zucchero, perché lo zucchero fa male. Cioè, voglio dire. No, scherzo, ragazzi, metteteci quello che volete. Cioè, voglio dire. Cappuccino. Mi piace col dolcificante, però se si può anche dimagrire, perché no? Proviamoci, no? Bisogna provare di tutto nella vita. Ecco, ora qua c'è un secondo ingresso, però ho deciso di non praticare questo percorso perché non mi interessa, cioè mi interessa completare il gioco come lo so completare io e prendere tutti i segreti. Buon fine, basta. No. No alle cose strane, no ai percorsi che non conosco. Oh mio Dio, ma c'è bisogno di che mia madre urli senza motivo. Cazzarola. Devo andarmene da qui, devo andarmene proprio. Io me ne devo andare da qui, da casa mia, perché non ho un minimo di privacy. Ma poi c'è bisogno di urlare, voglio dire, tanto vale incontrarsi e parlare normalmente, appunto. La volete piantare, per favore? Dunque, ci sono altre due leve da azionare, anzi, per lo più una leva e un masso. Questo masso praticamente, anzi, un masso e poi successivamente una leva. La leva praticamente ci aprirà il percorso per
per giungere quasi alla fine del livello. Eppure sta andando abbastanza bene. Non sto morendo, non ci sono tagli, non ci sono bestemmie. La qualità dovrebbe essere ok. Ma se iniziamo con di questo pass, non mi dispiace. Cioè, sì, effettivamente non mi dispiace. Ci sta proprio. Cioè, proprio una cosa assurda. Iniziare con questa qualità e poi. Va a farsi perdere nei gameplay successivi. Madonna, io spero di no, cazzo. È parte del puzzle element di Nathan McCree. Grazie, Nathan, mamma mia. Che bella questa canzone. Ma stavolta non canterò perché non mi va. Anche perché vorrei preservare le mie corde vocali per un altro po'. Quindi godetevela. Io mi starò un po' zitto. Na 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 Mi scappa la lacrimuccia, accidenti. Quanto tempo. Sono passati 21 anni. Cavolo. Cavolo. Oh, attenzione! Molto bene. Allora, cartucce per il fucile a pompa. E poi, non ricordo cosa c'era qui. Ah, giusto, munizioni per MP5. Purtroppo mi dispiace interrompere questa bellissima canzone perché fra poco ce ne sarà un'altra. Ovvero il tema della scimmia di merda che vuole fregarmi per forza la chiave, perché sennò proprio non riesce a vivere serenamente la sua vita. Che due coglioni, non poteva, che ne so, molestarmi, picchiarmi, cioè, quello che volete voi, ma proprio la chiave deve andarmi a fottere. Ecco. E subentra la Rauceudine a fine video. Fantastico, ragazzi, mi sa che mi dovrò andare dall'autorino fra poco. Oh, ce la facciamo? Ok, grande. Allora, abbiamo raccolto tutti i segreti. Non abbiamo usato un medipack, quindi direi che. Piuttosto bene, benissimo. E abbiamo insomma un po' di munizioni per il nostro inventario. Ora ci godiamo la cutscene, che è stupenda, voglio dire, io l'amo. Ah, Claudio Moneta poi, Madonna, viene strausato in non so quanti ruoli, non so quanti videogiochi, ma vabbè. Si vede che è una voce che riesce ad adattarsi a tutto e a tutti. Quindi adesso silenzio. E buona visione. C'è nessuno? Cosa? Che cosa volete da me ora? Niente di troppo preoccupante, tutto bene? Se vi fermaste un attimo, io starei bene. In forma al 100%, proprio. Se ci fermassimo un attimo, di che cosa stai parlando? Tutti voi, centinaia di voi, che parlate e urlate, mi fate esplodere il cervello! Non ho ben capito da dove sei sbucato fuori, ma io voglio solo sapere dell'artefatto in fada. È nel tempio? Magia voodoo, ecco che cosa. Io non toccherei mai quella roba. Non è voodoo. Senti, c'è qualcun altro qui con te? Sì, Randy Errori. Randy Errori?
Dove? Che state facendo qui? Beh, loro hanno scelto di rimanerci in quel tempio. Gli avevo detto di non entrare, li avevo avvertiti. Ora non credo possano fare molto, sepolti sotto mezza tonnellata di fango. Io me ne vado. Con il prossimo autobus. Questa giungla proprio non fa per me. E tu dovresti fare lo stesso. Ma non mi sembri una che ascolta i consigli. Che si preoccupa se le dico che morirà là dentro. Sì, morirai! Un tipo un po' eccentrico questo Tony, no? Beh, effettivamente lo è. In una giungla del genere è facile perdere il controllo. Dunque, praticamente insieme a Randy e Rory, altri due suoi compagni, e loro fanno parte della RX Tech, penso si sia capito, stanno cercando l'artefatto in fada, solo che questi due sono scomparsi. Lui ha deciso però di togliere le tende, perché appunto è una giungla un po' strana e succedono degli eventi strani. Tutto qua. 17 minuti e 53, 6 segreti su 6, dei nemici uccisi 17, insomma le statistiche le potete vedere benissimo, a meno che non abbiate danni al sistema ottico. E io, niente. Vi ringrazio infinitamente per la vostra attenzione e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci. Ciao ciao!